Che invidia. Uè, Madame Cristina, vado con la sigla? Vado? Sigla! Vada, vado Pronti! con la sigla. Ale, ale! Oddio, È mi ha. cortissima, ma stasera quindi non usiamo la macchinetta. No, non la usiamo mica, sa. Na, 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 na. Ah, bene, bene, bene. Pronti? Ah, Madame Cristina da Monaco. Io sono l'unico che. Io sono in tenuta da libreria che sono arrivato da poco. Ma perché lei non si è vestito bene da uomo stasera? Cos'è successo? No, io non ho ancora accappottato con la macchina, quindi non so se sono ancora uomo. No. No, no, perché la gente poi non lo sa, ma noi stavamo parlando di un paese meraviglioso in Sardegna dove si diventa uomini cappottando in auto. Quindi, cioè, poveretto, uno che non ha la patente è destinato a essere ragazzino finché A campa. essere immaginato. Ascolti, Hai signora mai Conventi, immaginato? per non Sì. far brutta figura con Madame Cristina, io Sì. le vorrei dire, almeno Dica. oggi che è il 31, due G. cose. Butti via la macchinetta e parliamo un po' di Covid almeno. Ma no, Ah, no, 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 aspetti, aspetti che c'ho, eccolo qua. Ah, no, quando lei dirà Covid io tirerò fuori. No, ma guardi che c'ho anche, stasera sono pronta a tutto, quindi lei non potrà dire Covid senza che io intervenga, perché ma tutti cosa? dicono Covid, mo basta, basta, stasera parliamo di qualunque altra cosa. Allora, stasera siamo qui per fare... Oh là là là. No, ma sono liquido munita pure io. Allora, stasera parleremo di tutto, tranne che di Covid e di disgrazie, ovviamente, e faremo gli auguri in diretta. Quindi, se Sì, qualcuno vuole farci gli ha auguri nei visto che commenti, siamo sì. arrivati alla sedicesima puntata. Così Indenni, tanto. anzi, abbiamo reclutato Madame Cristina. Non ci hanno preso il computer, non è venuta la postale, non ci hanno scoperchiato il tetto. Ha visto? No, se suonano fuori mi preoccupo. Adesso che lei ha detto così che porterà una sfiga mannara, adesso arriveranno anche i pompieri. Anche perché io qua. Poi non No, c'è ma più ha tornato visto. neanche l'avvocato di Via Lucifero a Cagliari, quello che la perseguitava. Ma sarà in ferie, povera bestia, anche lui. Ha visto che stasera il CERN mi ha fatto questa messa in piega luminosa. Elegantissime, anche Madame Cristina è veramente elegante. Sì, mi sono messa la Veramente. camicia verde speranza, ma con la S minuscola, né? Ecco, no, infatti glielo facevo presente quando l'hai detto verde speranza e subito io ho estratto, ecco, eccoli qua. Non si può dire nulla, non parleremo di sanità, quindi siate sani per conto vostro, a casa vostra, ma noi non diremo nulla, vi auguriamo ogni bene, ma buona. Un'ultima Allora, cosa. Ma Madame Cristina dov'è? Dal Palais Royal? È in diretta dal Palais Royal? Monaco? È Sì, Monaco? sul Rappromenade. Tutta E ci una diano roba tutti di così? Charlène prima o poi, che siamo preoccupati. Ha sempre coupé, me lo ricordi? Che io, queste cose mi sfuggono. Allora, guardi, io vado a Punté, vado a Sì. Punté l'Orloyò. Io non so il francese, sta cosa mi. La Rua. La Rua. Come si chiama l'orologio in francese? La Rua. Orloge. Bon, L'Orloyò. minuteur. Le minuteurs. Le Sì. minuteur rouge. Ragazzi, mi parte via la dentiera. Allora andiamo all'incomincio. Quindi, e dopo un Natale normale fatto di zii untori, lo diceva Repubblica, diceva che dietro ogni zio può celarsi un untore. Attenti, gli zii, dopo un Natale di parenti tamponati che neanche in autopista, e tutte le mascherine a tavola tra primo e secondo. Si raccomanda il piatto unico. Siamo finalmente arrivati all'ultimo dell'anno in piena libertà, liberi come l'aria condizionata. Un capodanno veramente. Se lo ricorda il capodanno dell'anno scorso, com'era? Ma vogliamo tornare come eravamo l'anno scorso? No, quest'anno è un capodanno di locali chiusi e piazze vuote, turisti fuggiti e ripresa che non lo so. Non, anzi, la ripresa c'è, ma è una ripresa per i fondelli. Ma mi Si perdoni può una dire cosa, pure, non dica no, chiuso. ma senta, Chiudo, chiudo.
Ma a me questo 31 sembra il 31 dell'anno scorso. Siete sicuri che non siamo in replica? No, non è possibile perché questo è 2021. Quello era. Ah, E hanno cambiato annullato qui mucchio. tutti i concerti, non, però ognuno è a casa propria. Beh, Noi vabbè, fuori fa freddo. siamo qui ad augurare all'inclito pubblico che ci segue, quei poveri disgraziati che ci seguono, poi vengono in libreria a dirmi un 2022 diverso dal 2021 e dal 2020, simile al 2019, ma un po' meglio. Se si può, se si può. Comunque faremo una breve carrellata dei fatti, strafatti, misfatti del 2021. Salteremo a pie pari il virus, signor Libraio, Perché? perché non se ne può più. Lo Salteremo volete anche le vedere il Green tragedie Pass? perché vi vogliamo bene. Lo volete vedere il Ok. mio Green Pass? No? Vabbè, non ve lo faccio vedere. È venuto Lascia bene nel suo morte. Green Pass, sorrideva almeno. Sì, l'ho Allora, fatto dunque, spampare che beh, su. come sono invidiosa di chi ha il Green Pass. Io ho la patente, neanche la uso, che è un po' come avere il fornello e non accenderlo, perché io guido come cucino. È terrificante. Sì, no, ma infatti lei diceva di quel bellissimo paesino in cui bisogna capottare in auto, cioè Sì. potrebbero veramente adottarmi sulla fiducia, perché io guido così. Allora, Ma lei non è dunque. l'uomo. Vabbè, lei non è No, è solo l'uomo. perché mi travesto da donna, ma non ci sa mica, eh. Allora, Vabbè, sì. partiamo. Eh beh, certo, c'è solo l'incognito. Partiamo dal 1º gennaio. È stato un anno terrificante. Allora, in quella data, il Portogallo ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea. Per quanto bisogna dirlo, a fare i portoghesi siamo più bravi noi italiani. No? Sì, per Sì, me sì, un cioè io appena attimo, posso. Io perché stavo pensando una cosa, a che, cosa? ecco qua, no, stavo pensando che mi è scomparso il monitor, ma adesso arrivo. Io le volevo dire una cosa a tutti, bellissima, non mi crederete, però No. è vero, Ah. la signora Che Conventi ieri mi ha dato una ricetta. sì, e non era la manita falloide al forno, peraltro, non lo era. Quella è per gli operatori Era speciali. una ricetta, il sedano wrap Il al sedano rapa. forno. Sì. No, io compro il sedano rapa come prendo le piante grasse alla Coop, perché sono brutte, mi dispiacciono. E allora dico, quel poco che avanza da vivere, venite a casa mia che si sta bene. Faccio uguale col sedano rapa, che è così brutto, poveretto, che sembra Galli von der Covid. Ma non possiamo dire Covid, dunque non lo diremo. Allora lo dico anch'io. No, 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 no. Bene, bene, Allora, ho tornissimo. un'idea. Sì. Siccome la macchinetta della signora Cristina, la macchinetta della signora Conventi è in fida, facciamo un brindisino adesso, perché poi se scatta non possiamo più. Ok? Ah, ma quindi, cioè, buon anno così, così No, un di brindisi brutto proprio. così, Ah, un comodo. brindisi! Perché l'importante è bere, ma in effetti. Sì. Bene, No, io ok. direi che l'importante è affrontare i problemi bevendo. Se non avete problemi, bevete perché comunque i problemi arrivano. Quindi tanto vale. Certo. Allora, io Pazienza. volevo dire, non sentitevi toccate tutte e due, eh? Adesso non è che mi dite che io sono un sessista, uno schwa, mi dai. Però il giorno della Befana a Washington, Non dica schwa, non lo dica mai più. A no, a Washington avviene Washington. il famoso assalto mascherato, non con le mascherine chirurgiche che si usano per il Covid, al Campidoglio. Non dica Ricordate lo Covid. sciamano, il suo look, il giorno della Sì. Befana, che erano andati con le ciabatte corna e tutto. Era Di questo bellissimo. fatto ricordiamo che i Gagliardi sono entrati al Campidoglio senza grossi problemi. Anche là deve esserci stata una signora Lamorgese. La E qui, signora e qui, e qui, Lamorgese. e qui la Digos saluta. Saluta anche la Salve! Digos. No, vabbè, ma sono entrati, ma uno non può avere le chiavi del Campidoglio, scusi.
No, ma si sono puliti i piedi, eh? Cioè, non è che sono entrati così, come degli Certo, poi non è che sciamannati. uno era anonimo, uno c'aveva le corna, uno c'aveva un coso sotto il braccio, le poltrone, quindi insomma, Esatto. sì. Wow. Comunque, 3 giorni dopo a Lione avviene il primo trapianto di entrambi gli arti superiori. Attendiamo di capire se quanto prospettato in Frankenstein Junior può dare dei buoni risultati. In fondo i cervelli AB qualcosa sono facilmente reperibili. Oh A là là! Lione, vicino a casa sua, signora Cristina. Beh, diciamo un po', Quanti diciamo centinaia di? sotto la Quanti? Senna. Va bene. Ah, Allora, siamo vabbè. ancora a gennaio, non ce la faremo mai, ma siamo ancora a gennaio. Il resto, se non ve lo diciamo, ve lo andate a cercare su Google, cioè googlate. Allora, il 14 gennaio viene avviato l'iter dell'impeachment per Trump. Il Roscio è accusato di aver truccato la faccia dello sciamano. Le corna però le ha fornite la signora Clinton. No, Ne aveva una lunga serie. E anche qui i rapporti No, diplomatici con l'America. Ciao, no, no, Clinton, molto guardi che meglio. tra un po' ci bombardano, Sì. però per rimanere in tema, per star tutti assieme, insomma, per non cambiare discorso, il No? 20 gennaio Temevo peggio. Joe Biden presta giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Loro sono arrivati a 46, noi a 14, ma tra un po' arriviamo anche noi a 46, o a Sì. 16, quel che siamo. Il giorno dopo esplode la moda delle manopole di lana in stile Bernie Sanders. Ed è l'unica cosa degna di nota di quella memorabile giornata di democrazia. Quelle cose erano bellissime, Sì. No, molto perché belle. poi Sanders c'ha questo modo demodé, questo un po' scappé de casa, insomma, Ma è poi uno degli pare ultimi comunisti rimasti, è come il koala anche lui. che un giorno si sia anche lasciato andare, si sia dato delle arie davanti a tutti, insomma. Senso. Eh, Mi ha lasciato vabbè, andare, ho dato delle arie, mi scusi, guardate eh. che poi Ma ogni popolo ha i politici che si merita e qui non ci stiamo facendo un complimento. E no, vabbè. vivas! Sì, Vabbè, vabbè. allora. Comunque, il 25 gennaio si tiene il primo forum economico mondiale virtuale a causa della pandemia, insomma. Tutti hanno esclamato, finalmente! Non si capisce infatti perché per risolvere poco e niente si debba uscire di casa. In pratica, il prossimo forum probabilmente si farà in WhatsApp. Con Però una videochiamata. la signora Trump, la Madame Gretin sarà Cristina ha contenta. detto pandemia. Pandemia di cosa? Del Covid. Così hanno voluto farmi dire. Non pandemizzi! Guai a Indovini lei cosa se c'è mi qui? pandemizza in diretta! Indovini No, cosa c'è qua dentro? no, guardi che poi tutta questa parte la tolgo dallo streaming, lasci lì, non C'ho ne il voglio Green sapere. Pass. Se lei, guardi, se lei è Green Pass, io tra un po' mostro le mutande, andiamo là. Oh, allora, il 1º febbraio avviene un colpo di Stato in Birmania. Poverini, sì. Internet smette di funzionare, le linee telefoniche vengono controllate dal governo, si fermano i voli aerei, un po' quello che succede in Italia tutti i giorni. Sì. Ciao, Didos. Però noi ormai ci viviamo bene, no? Oh, ma io, guardi, sa come faccio per evitare che al telefono qualcuno mi controlli? Io parlo in dialetto stretto. Io Sì. adesso voglio vedere se trovano qualcuno al Ministero degli Esteri che conosce il gorese. Cioè io, no, Sì. credo. Tutti conoscono Milva, ma non sanno che noi parliamo un dialetto molto particolare che io utilizzo per non farmi intercettare. Quindi invito anche gli amici a casa a fare altrettanto. Ma Ciao, ascolti, Didos. ma il gorese è diverso Sì. dal ferrarese? Eh beh, ma certo, beh, ma scherzerà, il gorese è un ferrarese veneto, è un po' il ferrarese che parlavano gli estensi nel 500, che infatti erano di Este, Ah, erano allora veneti. sì. Io, Vabbè, quindi. difatti, avevo una zia di Ferrara e la Ma chiamavamo la non zia di Ferrara, già Ferrarese. la devo correggere, Sì, ma signor Libraio, non si dice Ferrara, come si dice si dice? Frara.
La zia Frara. No, comunque la zia Ferrarese è un salume da noi, la zia Ferrarese. Quindi noi abbiamo anche questi problemi nel nominare il parentado, perché poi sembra che uno ti inviti a pranzo. Quindi la zia Ferrarese, una meglio dica la mia zia di Ferrara. Allora leva dubbi sul menù, capisce? Sì. E questa Comunque, sua zia di Ferrara, che chi era? Non so nulla di questo. in poche Siamo parole, parenti? era una zia di Ferrara sposato con un mio zio di Reggio Emilia. Ah, vedi, vedi, Una brava vedi. signora, molto brava, molto in gamba. Faccia. Comunque, Sì. Non non divaghiamo. interrogatemi per distrarmi da dire quella parola, che Vanno quando mi cioè, le ciance. aspettate la dico, eh. Non Ok, comunque, dica. il 18 febbraio il Sì. rover della NASA Perseverance Sì. atterra su Marte alla ricerca di primordiali segni di vita, perché qui non è andato lì. Strano che non si sia fatto altrettanto nel nostro Parlamento, con tutti quei banchi a rotelle che non sappiamo come utilizzare. Adesso, se mi suonano alla porta, io mi trasformo in albero di Natale, cioè, attacco la targhetta al vicino e vado da lui, No, perché io ecco. l'ho detto, non mi fate dire Comunque il Covid, 19 né dico questo. febbraio, qui lo dico e qui lo affermo, il 19 febbraio gli Stati Uniti rientrano negli accordi di Parigi sul clima, deve aver pesato la minaccia del Macron, di Macron, di riprendersi la Statua della Libertà, probabilmente. Questo c'ha sempre dei bei modini, quell'uomo lì, li avrà imparati da Monsieur le sua Président. nonna. Je suis Monsieur le Comunque è Président. una Sì. vendetta, perché noi li vogliamo alla Gioconda, capito? Ah, voi volete la Gioconda? Prendete, ma ormai mi prendo la Statua della Libertà. Oh là là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comunque. Guardi, siamo solo a marzo. Secondo me dovremmo andare in diretta e fare gli auguri di Capodanno a mezzanotte, perché non ce la faremo mai. Ascolti, ci sono due cose. No. C'è Sebastiano Mongioi, Ciao auguri a tutta la Sebastiano! frazione e che sia un anno pieno di amore e di asterischi. Ciao Sebastiano. C'è la signora Rosalba. Mi sto Oilà, tenendo tutti e due mamma mia! i telefonini. Bonsoir, Madame Rosalba. Sono Oh nel panico, signor. vi sento in stereofonia con un Oh no. secondo di differenza. Buon anno a voi. Signora Rosalba, non è un buon anno se non scompare dalla casa di sua figlia uno Rosa, strumento. il Senta, Rouge. L'ultima cosa. sì, che c'è? Va Cristina, l'hai bene? visto anche l'altra volta. A un certo punto la signora Conventi suona la macchinetta e va via la trasmissione. Mi spengo. Quindi ci dobbiamo preparare, può succedere in qualsiasi momento, Sì, no, perché questo riassume un po' quel che succede nella vita. Quando capita, capita e ti Eh sì. spegni. Il 7 marzo, il 51% degli svizzeri vota per mettere al bando il burka e il niqab. Il 49% degli svizzeri si sta ancora chiedendo perché non fare altrettanto coi calzini e i sandali dei tedeschi. E anche dei milanesi, un po' anche dei milanesi, Un po' anche i milanesi girano coi calzini. Oh mio Dio. posso, sì. Ma perché sarà l'umido? Ma secondo me il meteo è un po' umido a Può Milano. darsi. E No, può poi il darsi. 23 marzo la Sì? Ever Given, una delle più grandi navi porta container del mondo, è grandissima, è pieno di container dentro, si incaglia nel canale di Suez, bloccando il 12% del commercio mondiale. Poche parole, Così. si è messa di traverso. E guardi che il canale di Suez è grande, Ho è largo. capito, ma è come quando mangi male, ti resta tutto lì, è rimasta lì l'Ever Given. No, oppure quando magari lei porta dentro lo stendino dalla finestra e Non non me lo prende dica. bene la cosa e si incaglia, capito? E Sì. comunque è dando modo al web di fare una serie di meme straordinari, che È sono vero. tutti spiritosi. Online sono stati 6 giorni di spasso. La realtà sa dare ancora grandi soddisfazioni a noi cialtroni. Io confermo, perché ero tra i cazzari dei meme dell'Ever Given, e non solo li ho fatti, ma li ho condivisi in tutto il mondo, perché, mi scusi, ma
Una enorme cagata del genere, di solito la facciamo noi italiani, quindi sapere che la fa anche un altro a me un po' rincuora. È Ma stata una buona diciamo che poi gli sarà anche arrivato concorrente. il conto, perché a Suez non regalano niente a Suez, eh? E no, Se gli sono sarà anche anche arrivato. cari oltretutto, sono una boutique di quelle che costano Sì, proprio, sì, eh. sì. Sì. Intanto, nonostante le elezioni in Portogallo, in Ecuador, in Liechtenstein, in Kosovo, in Bulgaria, a El Salvador, nei Paesi Bassi, in Israele, in Albania, in Giappone, in Norvegia, in Germania, in Cile e in Perù, in Italia si continua a pensare che non sia proprio il caso di andare a votare per le politiche. Mi Può ha dato essere via l'audio pericoloso. in No, dicevo che mi ha dato via l'audio in pandemia. No, guai. Faccio intervenire il coro tutto intero. E sì, no, è un periodo un po' così perché è l'oroscopo. Allora, in periodo di oroscopo così non si può andare a votare. No, Punto. no. E se hanno fatto le elezioni in Giappone, dove c'è l'imperatore, l'hanno fatto in Bulgaria, vuol dire che servono un pochino, anche in Liechtenstein. È una brutta abitudine che dobbiamo perdere. Mi creda, sono soldi buttati via. Lasci stare, vada al cinema. Il 14 maggio l'Agenzia Spaziale Cinese fa atterrare il rover. Anch'io però mi sento un ritorno. Chi è che ha? Boh, vabbè. Zhurong, il rover Zhurong su Marte. Quindi ora i cinesi possono copiare le missioni altrui spendendo meno e facendo lavorare la gente a cottimo. È tutto Sì. Sì. meraviglioso. E così abbiamo anche un problema con la Cina. Una Un po' domanda. suonano, ma non so chi sia, ma qualcuno suona. Sì? Che voi sappiate, per andare su Marte con lo Zhurong serve il Non lo Green dico! Pass? Sa che non lo so? No, beh, per prendere un aereo credo di sì, ma per prendere un volo spaziale forse non ci hanno pensato. È strano perché hanno pensato bene a tutte le cagate del mondo, questa non l'hanno valutata. Io un po' ci resto male quando non lo fanno, eh? Sì. Non Comunque, si applicano. Le tolgono argomenti, signora Conventi. sì, Signori, sta per appunto. succedere Ah l'irreparabile. no, eh? Io vi No, dico già no. buon anno Allora, qui. facciamo subito un brindisino, dai, su. No, Auguri, no, buon no. anno. No. Se n'è andata. Madame. Peggio per lei, se n'è andata. Alla santé. Alla santé. Mon Fa Dieu. sempre così, signora Rosalba. Fa sempre così sua figlia. No, guardi, sono delusissimo. Speravo che almeno il 31, vero Cristina, gli togliessimo la malattia. Indomabile. È un indomabile, non c'è È un nient'altro da dire. indomabile, un giorno 20 minuti, un giorno 40, un giorno 7, un giorno 5. Un Vabbè, indomabile ragazzi, imprevedibile. impreguaiablo. Beh, allora, Allora, auguri a tutti, baci. direi auguri a tutti. Anche lei, E Madame se il Cristina. 2022 deve essere peggio del 2021, è meglio che sia come il 2021. Ascolti, signora Cristina, ma ci terrà compagnia durante il 2022 nelle nostre utilissime puntate, sì. Mais oui, se mi volete, sa, dovrò mettere un po' d'accordo i miei fans, ma Guardi insomma, pure l'agenda. ci tengo molto a voi e quindi mais oui. Ok, ciao ciao, Allora, auguri a tutti. Ciao ciao. ciao, buon anno!